Le attività di depurazione a Pescara e nell'intera area metropolitana sono state al centro della riunione operativa ieri pomeriggio a Palazzo della Regione e alla quale il presidente Luciano D'Alfonso ha invitato, tra gli altri, il presidente della provincia di Pescara Di Marco, il sindaco Alessandrini e il vice Del Vecchio. D'Alfonso ha fatto il punto sulla progressione progettuale relativa alla realizzazione del parco depurativo di Pescara al servizio dell'efficientamento ulteriore del depuratore. D'Alfonso ha spiegato che proprio il depuratore è interessato da due investimenti, uno già avviato e di prossima firma contrattuale per un importo pari a 8,5 milioni di euro, per il quale si attende la validazione del TAR nei prossimi giorni. Circa l'altro investimento, pari a 4 milioni di euro, ha dichiarato D'Alfonso, siamo in attesa che H completi il progetto, attività prevista per fine marzo. A quel punto potranno partire le attività di gara e di scelta del contraente. Questi due investimenti sul depuratore andranno quindi ad aggiungersi alla realizzazione di un parco depurativo in un sito del comune di Pescara di prossima individuazione, visto che al momento il ventaglio di soluzioni vede quattro siti potenzialmente candidati. ARAP, in veste di soggetto capofila per la realizzazione del parco, procederà alla definizione progettuale entro il 30 marzo per poi attivare le procedure di gara entro il 20 di aprile e scegliere il contraente entro metà luglio. Si tratta di investimenti complessivi per circa 20 milioni di euro, ha concluso D'Alfonso, che daranno certezza di autosufficienza depurativa per qualsiasi ulteriore esigenza si dovesse porre a carico della capacità di Pescara di reggere il ciclo idrico integrato. La riunione peraltro si è svolta poche ore dopo che il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato la delibera relativa al parco depurativo, con i voti della maggioranza, contrari i 5 Stelle, astenuti i consiglieri del centrodestra. Era un provvedimento atteso, ha dichiarato il sindaco Marco Alessandrini, anche in ragione del fatto che la Regione Abruzzo investe cospicue risorse finanziarie proprio nella filiera della depurazione delle acque.